credo che questa è la migliore denominazione dell'operazione. Qui il cartello di imprese legato alle cosche è un cartello che di volta in volta ha determinato l'impresa che doveva acquisire l'appalto. Ecco, le regole venivano totalmente sovvertite perché gli unici a partecipare erano gli imprenditori che legati all'Ndrangheta o inseriti nell'ambito di quel circuito criminale che ha costituito il sistema di acquisizione degli appalti, consentiva di volta in volta di attribuirlo alle persone che, o alle imprese predeterminatamente erano state individuate. Questa indagine è importante, purtroppo le mafie non hanno barriere, voi vedete che si muovono in tutta la Calabria in queste due indagini delle nostre procure come tranquillamente, noi invece abbiamo dei problemi procedurali, di competenza eccetera. Grazie al fatto, al dato che io e il procuratore Cafiero De Rao ci parliamo, ci conosciamo ormai da 4 anni, è stato possibile trovare questo punto di incontro e immediatamente abbiamo deciso di fare questo lavoro assieme, e quindi l'altra fortuna è stata che era sempre la Guardia di Finanza, quindi di Reggio Calabria e di Cosenza, quindi con al vertice il generale Migliori, che ha potuto meglio coordinare questa indagine. È un'indagine piena di riscontri dove ci sono decine e decine di aziende sequestrate, all'epoca noi avevamo solo la prova documentare, qui abbiamo intercettazioni telefoniche e ambientali, quindi le due indagini sono granitiche, fatte molto bene sia dalla Procura di Reggio Calabria che da quella di Catanzaro.